pensilina fotovoltaica sarà realizzata presso lo stadio comunale di Bagheria, previo efficientamento energetico dei corpi adiacenti. Il primo stralcio dei lavori ammonta a 466.161,64 euro al netto di IVA. L'affidamento dell'appalto avverrà mediante il ricorso alle procedure di negoziazione telematica, con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti fra quelli presenti nella piattaforma degli appalti del Comune. Un progetto per realizzare un centro diurno e notturno al servizio dei disabili è stato presentato dall'amministrazione comunale di Bagheria nell'ambito dei finanziamenti del PNRR. Ad annunciare l'iniziativa è il sindaco Filippo Tripoli, il quale fa sapere che sarà un servizio duraturo nel tempo e definitivo. L'idea infatti non è legata alla progettualità, che di solito ha una durata limitata. Si vuole infatti dare continuità nel tempo al fine di garantire il dopo di noi. Per la gestione del centro l'amministrazione comunale coinvolgerà sia l'INPS, con il quale è stata avviata una interlocuzione e collaborazione, come pure con le famiglie dei ragazzi interessati. La Fondazione Falcone ha deciso di non invitare nessun candidato alla poltrona di primo cittadino di Palermo alle celebrazioni del 30° anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Le celebrazioni, che si svolgeranno dalle ore 10 di lunedì 23 maggio al Foro Italico a Palermo, saranno aperte a tutta la cittadinanza, si legge in una nota, che saremo lieti di accogliere numerosa. La Fondazione dunque non inviterà nessun candidato, ma accoglierà chiunque vorrà partecipare, affermando così con una sua presenza una precisa scelta di campo. Dopo i lavori nelle strade e nella frazione Marinara, l'amministrazione comunale ha disposto anche gli interventi per il rifacimento dei marciapiedi di via Concordia Mediterranea, dove sono stati espiantati gli alberi che avevano divelto il manto stradale. E inoltre sarà ripresa la ringhiera sul lungomare, che sarà ripristinata fino allo stadio. A comunicarlo il sindaco Filippo Tripoli, il quale intende presentare ai villeggianti e ai residenti una frazione accogliente e funzionale. Inizierà oggi, 18 maggio, con la presentazione del libro 3 minuti a mezzanotte di Maria Mezzatesta, la terza edizione della rassegna letteraria Mercoledì della lettura, Bagheria città che legge. Patrocinata dall'amministrazione comunale con l'organizzazione dell'assessorato alla cultura guidato da Daniele Vella, la rassegna, che vedrà appuntamenti letterari per tutta la primavera e l'estate sino a fine luglio, prevede 14 appuntamenti letterari, quasi tutti di mercoledì, presso il teatro o la sala Borremans di Villa Butera a Bagheria. Appuntamenti con la promozione della lettura attraverso numerosi autori bagheresi e nonni, organizzata dall'assessorato con la collaborazione dell'ufficio stampa comunale e dell'associazione Culturiamo Insieme. A supportare l'iniziativa anche altre associazioni come BC Sicilia e le sue proposte di libri da leggere. Nella gara di andata dei play-off promozione, il Palermo vince in trasferta a Chiavari con il punteggio di 2-1 e ipoteca il passaggio del turno. I gol sono stati siglati da Luperini con un colpo di testa e dal bomber Brunori su calcio di rigore nel secondo tempo. La squadra di Silvio Baldini ha giocato una gara gagliarda, supportata da oltre un migliaio di tifosi accorsi allo stadio. La partita di ritorno è in programma sabato alla Favorita, dove i rosanero potranno contare su almeno 30.000 spettatori a sostenerli contro i Liguri, come nella precedente gara contro la Triestina. Al Palermo basterà un pareggio o addirittura perdere, ma con non più di 2 gol di scarto.